Ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Shadow Combat versione global. Perché ragazzi, andremo quest'oggi in questo video andremo ad analizzare insieme e ovviamente anche ad elencare tutte le news, ma proprio tutte le news uscite sui 250 milioni di download, ovviamente sia JAP che global. Infatti ragazzi, partiamo subitissimo con la news, ovviamente quella più recente, o meglio quella uscita prima di tutte, esattamente quella del Legend of Broly. Infatti iniziamo subitissimo, questo in parte è anche un riepilogo del video precedente, quello che è arrivato quasi a 2000 views e anche a tanti like, quindi ragazzi vi ringrazio davvero tantissimo. Infatti ragazzi, come vedete qui è uscito il Ezza di Broly, adesso lo vedremo meglio qua giù in basso. Eccolo qua ragazzi, questo non è un vero e proprio Ezza, in quanto non potrete droppare le medaglie per portarlo ad Ezza, in quanto anche il PG non esiste nel gioco. Infatti in questa Ezza dal livello 1 al livello 30 voi potrete farmare soltanto ovviamente una Dragon Stone ogni livello che farete, e poi ovviamente ragazzi ogni livello vi darà le orb ragazzi, solo e soltanto fino al livello 30 compreso. Dal livello 30 in poi vi farmerete solo i zeni e non prenderete nemmeno le Dragon Stone ragazzi. Quindi prenderete all'incirca un totale, se non mi sbaglio, per ogni livello da circa 140 orb di ogni colore per quelle piccole, 80 orb per ogni colore di quelle medie e 7 orb per ogni colore ovviamente di quelle grandi. Quindi alla fine sono davvero tantissime, soltanto per quanto riguarda le orb, quelle grandi a livello 30 ne avete già prese sulle 210, quindi ragazzi sono davvero tantissime, ovviamente anche 30 stone regalate. Poi ragazzi sono ovviamente uscite nuove mission da fare, ovviamente come ho scritto qui è stata annunciata ovviamente la celebrazione, è già iniziata la celebrazione del film di Broly. Infatti ragazzi sono uscite anche le sue mission ovviamente assegnate ovviamente, e qua ragazzi ovviamente è uscito anche il daily, ovviamente i login bonus ragazzi, quindi in questi giorni adesso andremo a vedere meglio anche da che giorno a che giorno, cioè fino a che durerà questo daily bonus. È iniziato il 16 agosto e finirà ragazzi, come vediamo qua su, il 27 agosto, quindi ovviamente dura all'incirca 11 giorni. E ragazzi possiamo iniziare con la vera e propria notizia bomba di questo periodo. Ragazzi, sono stati confermati al 100% i 250 milioni di download. Infatti ragazzi, in questi giorni sono uscite davvero tantissime cose. Partiamo subitissimo, che magari lo vedete anche qui a schermo, forse è la cosa più interessante che può interessarci, o meglio, la seconda cosa più interessante che può interessarci. Infatti ragazzi, ovviamente, se c'è la celebrazione dei 250 milioni di download, c'è anche ovviamente lo spacchettamento con i ticket, o meglio dire la batch ticket. Infatti ragazzi, vi metterò anche qui accanto, ovviamente nello schermo, tutti i personaggi che potremmo trovare ovviamente nella versione global di Dragon Ball Z Shadow Combat. Nella versione JAP ancora non sono usciti, ma comunque saranno aggiunti anche altri personaggi tipo Tardes, tipo Vegeta Evo, che ancora ovviamente Tardes c'è adesso nel global e Vegeta Evo deve ancora uscire. Magari ci potrà essere inserito anche Future Gohan, e non si sa ragazzi se in queste batch ticket ci saranno presenti anche gli LR, ma non credo. Comunque ragazzi, questi che vedete qui a destra sono i PG che potremmo trovare nella batch ticket ovviamente della versione global. Infatti ragazzi, voi riceverete un ticket per ogni 50 stone spesi dal 22 luglio 2017 ragazzi fino al 21 agosto 2018. Quindi ragazzi, avete all'incirca più di un anno di tempo, abbiamo avuto più di un anno di tempo per spendere Dragon Stone. Queste stone verranno calcolate non solo facendo le multi, ma anche ovviamente le singole, quindi se facciamo 10 singole sono comunque 50 stone, quindi lui il gioco li conta comunque e riceverete sempre un ticket. In poche parole ragazzi, per ogni 50 stone che avete speso dal 22 luglio 2017 fino al 21 agosto 2018, ragazzi il gioco vi darà un ticket. All'incirca ragazzi, con tutte anche le stone regalate e così via, i free to play dovrebbero prendere all'incirca tra le 50 e le 60 ticket, quindi ovviamente per chi shoppa dare ovviamente una somma più alta. Ovviamente ragazzi, in questo calcolo c'è ovviamente anche l'anniversario, quindi ragazzi davvero il devasto, soprattutto per chi shoppa davvero una quantità di ticket industriali, e vedendo soprattutto i personaggi che ci sono in rate up in questa batch ragazzi, è davvero il devasto. Sappiamo come sempre che comunque essendo una batch ticket i rate saranno veramente scabrosi, davvero di merda, ma comunque lo sappiamo ragazzi, quindi già trovare alcuni di questi personaggi sarà davvero il devasto, davvero. Quindi ovviamente puntiamo ai class leader che ci mancano, tipo a me mi manca Bardock Super Saiyan 3, mi manca Golden Int, magari trovare anche un Vegeta per portare ad Ability 1 non mi farebbe male. Quindi ragazzi,
ovviamente ci sono personaggi a cui puntiamo di più, e ovviamente ragazzi anche Vegeta e Lucia STR, che mi mancano entrambi, che trovarli sarebbe davvero devasto anche ad Ability Free. Poi ovviamente ragazzi, dopo una settimana, forse una cosina in più, ovviamente che la Batch Ticket andrà via, oppure anche in contemporanea, arriverà ragazzi la Batch ovviamente sempre uguale a quella di Ticket, però pullabile. Pullarci o non pullarci? Assolutamente no ragazzi, davvero assolutamente no, perché se i rate sono, ok, le notifiche non le levo come sempre, perché se i rate sono scabrosi, cioè pessimi, davvero pessimi per quella Ticket, figuriamoci per quella pull. Infatti ragazzi, mi raccomando, non ci pullate, perché stanno per arrivare cose davvero devastanti qua nel global, ma anche ovviamente nel jump. Ragazzi, infatti nella seconda parte di questo, di questa celebrazione sia jump che global, arriveranno ragazzi le nuove versioni del gioco. Infatti nel jump arriverà la 3.14 e nel global arriverà la 3.13. finalmente ragazzi, la nuova versione dove per appunto inseriscono, o meglio aggiornano la meccanica appunto del filtro dei friend, dove per appunto possiamo scegliere un personaggio e tenerlo fisso nei friend, no, che ogni volta che chiamiamo team i nostri amici vedono un leader diverso. E ragazzi, ovviamente aggiornata anche la meccanica delle animazione per i pool, quindi ragazzi davvero davvero il devasto. Nella prima parte dei 250 milioni di download, infatti il 21 ma anche il 22, uno di questi giorni, molto probabilmente il 22 ragazzi, potrebbero uscire subito le news riguardanti le due nuove batch, o meglio il Dual Dokkan Fest, riguardanti i 250 milioni ragazzi. Quindi vi dico subitissimo che in questo Dual Dokkan Fest ragazzi ci sarà una batch con Goku e una batch con Freezer. In questo 250 milioni di download ragazzi sono state aggiunti nuovissime cose, davvero davvero nuovissime cose. Tra l'altro possiamo dire che arriva veramente la meccanica effettiva del power up, in quanto il PG non potrà trasformarsi solo in un determinato personaggio, tipo per esempio Migatte si trasforma in Migatte Master Raid, no ragazzi, in quanto Goku e Freezer, questi ovviamente del Dual Dokkan Fest, si potranno trasformare in quasi tutte le loro trasformazioni. Infatti ci sarà Goku, che è stato diciamo confermato che sarà AGL, e lo troveremo già a Super Saiyan, quindi durante la partita lui si potrà trasformare in Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan God e Super Saiyan Blue ragazzi, quindi il devasto più totale. E Freezer lo stesso ragazzi, infatti lui si potrà trasformare in quello seconda forma, e poi ovviamente ragazzi quello Final Form, Full Power, e ovviamente anche il Golden Form ragazzi, quindi davvero davvero il devasto. Ovviamente sembra confermato anche il fatto che ogni personaggio si trasformi in base alla turnazione in cui siamo. Più avanti andiamo con le turnazioni, più il personaggio salirà di livello, ovviamente anche la potenza e tutta la carta in sé. Quindi ragazzi davvero il devasto. Goku è stato confermato per Super AGL e Freezer per l'Extreme Tech, quindi ragazzi davvero davvero il devasto. Non è l'unica cosa, perché comunque nel Global e forse è stato confermato anche il Battlefield ragazzi, quindi finalmente arriverà anche il Battlefield. Non è assolutamente certo, ma comunque con l'arrivo della 3.13 nella parte 2 dei 250 milioni ragazzi, sembra che arrivino finalmente il global, sembra che arrivi nel global il Battlefield. Non è l'unica cosa ragazzi che è stata aggiunta, infatti qua giù in basso vedete comunque che nel global è stato aggiunto il Rising Dragon. Ieri è uscito il video pull o non pull, quindi mi raccomando lo trovate qua sopra nelle schede. Ragazzi, c'è un'altra batch con i Ticket, e poi andiamo subitissimo a vederla insieme. Ragazzi, questa batch con i Ticket, Ticket veramente ridicoli, e potrete comprare qua nel Pile of Troves. Infatti ragazzi, qua ovviamente con 11€ potete prendere un ticket dove vedrà ovviamente un SSR garantito tra quelli lì della batch. Ma ragazzi, vi sconsiglio vivamente di pullarci non pullarci su quella batch di Ticket, o meglio shoppare su questi pacchetti e poi pullarci su quella batch, assolutamente no ragazzi. Se dovete shoppare, shoppate le stone, perché questi pacchetti ragazzi non vi daranno stone, nemmeno un pacchetto di questi vi darà le stone ragazzi, quindi mi raccomando non ci pullate mai, ma proprio mai nella vita, perché pullerete per PG vecchi, vi darà soltanto un ticket, e ragazzi non ha assolutamente senso spendere 27€, meglio 28€, per un ticket del cavolo e un Elder Kai di Orb, che ragazzi sono davvero ridicoli, soltanto per farci spendere soldi inutilmente. Se volete shoppare, shoppate per le spone per pullare sul Dual Dokkan Fest. E ragazzi, non è l'unica cosa che è stata aggiunta, infatti
ci sarà ovviamente anche, come sappiamo ormai da giorni, una, diciamo, una sfida tra Giappa e Global. Infatti ragazzi, chi vincerà, vi metterò anche qui a schermo ovviamente il tutto, chi vincerà ragazzi si prenderà ovviamente, chi vincerà tra Global e Giappa, tutti i player. Per esempio, se vincesse il Global, cosa che non succederà mai, ma se vincesse il Global ragazzi, ovviamente tutti ovviamente i player del Global si prenderanno quel Goku Super Saiyan che è stato confermato sia Super STR. Quindi ragazzi, ovviamente è soltanto una carta premium, come è stato l'anno scorso per Vegeta e Yamcha. E ragazzi, che perderà tra le due versioni si prenderà Freezer, che è stato confermato Extreme Fisico, infatti lo vedete anche da colore in basso sotto l'immagine. E poi ragazzi, è stato confermato anche un nuovo Piccolo che ragazzi si trasformerà, o meglio si fonderà insieme a Nail, e dice che avrà un Eze. Ovviamente questa storia dell'Eze non è confermata, però comunque al 95-99% è stato confermato, quindi possiamo dire che già ci sarà questo Piccolo con l'Eze, ovviamente Piccolo con Nail Full Fusion in poche parole, e sarà Super AGL. Dopodiché ragazzi, sempre nella parte 2 dei 250 milioni di dollari, ovviamente nella celebrazione, dovrebbe arrivare una nuova batch, ovviamente si crede leggendary summon, con all'interno, questa non è confermata e sono voci che girano ragazzi, però comunque anche questo possiamo quasi definirlo confermato, anche se ovviamente non abbiamo fonti certe, ma comunque possiamo dire che arriverà una batch, ovviamente una nuova leggendary summon, con Goku e Freezer, quelli del torneo del potere LR ragazzi, quindi davvero il devasto, quelli che in pratica buttano giù Jiren dal ring. Quindi ragazzi, la scena finale che vediamo nell'episodio 131 ovviamente della sfida del torneo del potere. Quindi ragazzi, davvero il devasto. Scusate per la tosse ragazzi. Detto questo, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, farò tutti i video pull o non pull, ovviamente pull sui ticket, su tutti gli altri account. Mi raccomando ragazzi, la road to 3000 iscritti è ancora molto molto lunga, quindi se volete il mio account, ovviamente tutti quelli che si sono presi un numero, se volete il mio account è secondario Jap, dove ragazzi anche lì ci saranno tutti i ticket, quindi davvero il potrebbe diventare un account ancora più bello. Quindi ragazzi, mi raccomando, siete davvero i migliori, io vi ringrazio tantissimo, prima arriviamo a 3000 iscritti, prima ci sarà l'estrazione e prima uno di voi che si è giudicato un numero dell'estrazione dei 3000 iscritti, della lotteria dei 3000 iscritti, si porterà a casa il mio account secondario Jap. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione, davvero siete i migliori. Io mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un bel like, un commentino qua sotto, condividete il video ragazzi, mi raccomando, qua sotto in descrizione trovate tutti i link utili del caso, qua sopra delle schede tutti i video che magari vi siete persi. Ragazzi, detto questo, io vi ringrazio ancora e ciao a tutti! Ehi ragazzi, pensavate che questo video fosse finito e invece, come lo scorso video dove per appunto parlavo di tutte le varie news, no ragazzi, perché come al solito ho dimenticato una cosa molto importante. Sono state annunciate ragazzi le nuove Boss Rush, quindi ragazzi, altre stone gratuite. All'incirca daranno davvero tantissime stone, possiamo dire sopra le 300 stone per questi 250 milioni di download. Quindi ragazzi, adesso il video può effettivamente terminare qua. Ditemi qua sotto nelle schede, se delle schede, nei commenti ragazzi, se ho dimenticato qualcosa. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa perché le news sono davvero tantissime, davvero. Comunque ragazzi, vi ringrazio tantissimo ancora una volta. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like e davvero questa volta ciao a tutti.